Con la passione di Gesù si intendono la sofferenza e l'agonia di Gesù Cristo che hanno portato alla sua crocifissione. Insieme all'incarnazione e alla successiva risurrezione, forma uno dei misteri centrali del cristianesimo. Gli avvenimenti della passione vengono celebrati dai cristiani di tutto il mondo nella Settimana Santa, la settimana che precede la Pasqua. L'ingresso a Gerusalemme di Gesù è un evento descritto dai Vangeli. In occasione della sua ultima Pasqua, Gesù si recò nella città santa di Gerusalemme, ove fu accolto come Messia dalla folla festante che lo acclamò gridando Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e agitando rami d'ulivo e di palma. L'evento è ricordato dalla tradizione cristiana nella Domenica delle Palme, all'inizio della Settimana Santa, che ripercorre le tappe della passione di Gesù. Perché come ho fatto io, facciate anche voi. Maestro, allora, cosa vuoi? Dove ti recherai dopo la cena? Mi recherò a pregare. Ti recherai con tutti noi? No. Tu sarai libero di fare quello che vuoi. Ma ora, fratelli, ascoltate. Questa è l'ultima cena che consumiamo insieme. L'ultima? Perché? Sì, fratello. Questa è l'ultima cena che consumiamo insieme. Il popolo che mi acclamava a Gerusalemme presto calcherà le mie armi sanguinanti. Coloro che gridavano Osanna ti daranno la morte. Ma che orribile mistero, ma perché, maestro? Tu lo sai. Io? Tu. Io mi rassegno alla morte. Abbandono questo mondo. Tutto con un solo rammarico. Che il tradimento mi verrà da uno di voi. Da noi? Non può essere, maestro, noi ti amiamo più di noi stessi. Parli forse di me? Sì, parlo di te. Ma io ti giuro. Non giurare. Giureresti il falso. Commetteresti un altro peccato. E voi, non meravigliatevi, sto per lasciare questo mondo e tornare al Padre.
A voi raccomando la verità. Andate a portare il mondo in inferno. Io vi lascio. Tu ci lasci? E noi? Noi non possiamo venire con te come abbiamo sempre fatto. No. Dove vado io? Voi non potete venire. Vado lontano. Lontano oltre la mia. Ma un giorno ci ritroveremo e potrò riabbracciarvi voi. E sulla dalla mia ora vi lascio il mio testamento. Amatevi come io vi ho amato. Questa è la sola cosa necessaria. Figlioli, voi che avete condiviso con me gioia e dolore, ricordate le mie parole. Il mare azzurro, il cielo stellato, i bimbi, gli affamati. Il nostro mare, là ti conosceremo, là ti amai. E tu ora vuoi lasciarci, che sarà di noi solo il mondo? Voi continuerete la mia opera. Andrete per il mondo, soffrirete come io soffrirò, ma nulla vi spaventa. La verità che porterete è una luce che darà fastidio ai cattivi, e i cattivi cercheranno di spegnere, ma non spegneranno questa fiaccola che c'è sulla porta, perché voi la porterete alta con coraggio e fierezza. Ecco, questo è il mio corpo per la salvezza del mondo. Prendete e mangiate. Ti seguiremo anche se dovessimo morire con te. Niente.
Questa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Rinnegarti io? No, non è possibile. Andate, va bene. Tornate al Monte degli Olivi. Tu rimani. Maestro, cosa vuoi da me? Giuda, guarda. Cosa leggi sul mio volto? Non saprei. Te lo dico io. Dolore. Non è la morte che mi spaventa. Le mie ore dei miei giorni non mi sono mai contate. Giuda, perché tradisci il figlio dell'uomo? Ma che dici mai? La verità, amico che dissetai sulla strada di Radar. Riempirei ancora un calice con il mio sangue per dissetarti se tu me lo chiedessi. Il dolore del mio volto è per te. Posso salvarti ancora, ma tu non vuoi. Salvarmi? Che puoi fare tu per me? Cosa puoi darmi? Nulla. Vorrei trovare pace. Lo puoi, certo. È tanto che nella vita cerco pace, amore, felicità. Non ho trovato nulla. Amico, con un bacio tradirai il figlio dell'uomo, ma è necessario che io muoia per questo. Cerchi tu qui. Non è questo il rifugio del maestro e dei suoi discepoli? Perché hai lasciato il cenacolo all'improvviso? Perché non sei venuto con noi? Perché Gesù mi affidò un compito che gli stava molto a cuore. Giuda, ti leggo in cuore, tu menti. Lasciami! Quale diritto hai di offendere un fratello? Egli fugge. Come disse Gesù, colui che intingerà nel mio piatto, quegli mi tradirà. Meglio per lui se non fosse mai nato. Giovanni, non hai visto niente. Alla soglia della grotta il maestro prega, non abbiamo osato avvicinarci noi. Poi abbiamo sentito quasi un rito. Com'era? Poi, raccontate. Stava con le ginocchia per terra, con il corpo prostrato per terra come un cencio. Sono essi, il maestro sta insieme a loro, ma non preoccupatevi. Sono molti. Una dozzina, ma questa sera non sono tutti con lui, almeno io credo. Bene, bene, non perdiamo tempo. Fra tutti, come faremo a distinguere mezzo a noi? Colui che bacerò in fronte sarà lui. Lo legherete e lo condurrete via. Questa è la scelta di lui. Sei solo? Non lo vedi? Adesso, poc'anzi no. Ma risparmia le tue scuse, non voglio sapere nulla e non ti chiedo nulla. Ma tu mi pare... Giuda, ciò che vuoi fare fallo presto, non così ti ha parlato il maestro. Sì, lo giuro che non capisco. Se il tuo parlare nasconde qualche recondita allusione, sappi che questo potrebbe offendermi. Piuttosto, ci sono cose più gravi a cui pensare e te lo dirò senz'altro. Un grave pericolo minaccia il maestro. Grave congiura hanno ordito i sacerdoti contro di lui. Vogliono lui e il loro potere condannarlo. Quale sovvertitore della legge? Quale visionario pericoloso? Capisci? E che ne sai tu? Che ne sai? Quegli uomini che vedaste con me mi hanno informato del tradimento. E noi sapremo difenderlo contro ogni insidia e contro il tradimento. Contro tutto e contro tutti lo difenderemo. Ne dovesse costare la nostra vita. Pace sia con voi.
Maestro. Maestro. Allora è giunto. Addio. Fermi tutti. Che cosa volete? Maestro, maestro, che Dio ti salvi. Con questo bacio tradisci il figlio dell'uomo. Sarai l'errante. Morirai prima che la mia passione sia finita. Chi è il Nazareno? Sono io. Fate quello che volete. Arrestate il Galileo e i suoi compagni. Oh! Pietro, chi di spada ferisce, di spada perisce. Siete venuti con spada e bastone a cercarmi in piena notte. Mentre ogni giorno ero con voi nel tempio e non mi avete arrestato. Ma questa è l'ora vostra, è la potenza dell'Eterno. Legate l'infame Galileo. Cosa vuoi, Ottaviano? Signore, presto, la tua presenza è necessaria. Ma cosa vuoi da me? I sacerdoti del tempio hanno fatto prigioniero il Galileo e lo conducono da te. Da me? E per farne che? Vogliono che tu approvi la condanna che gli hanno inflitto. Padrone, abbi pietà di lui. Egli è buono, non fece male a nessuno. Se tu lo ascolti, te ne accorgerai. Levati, Ottaviano. Faremo quanto comanda la giustizia di Roma. E sì, breve. Noi chiediamo al pretore romano solo giustizia. Contro chi? Contro un sedizioso che vuole rovesciare il tuo potere e farsi proclamare re dei giudei. Sei ben sicuro delle tue parole? Non hai ragione alcuna per dubitarne. Ma se tu non credi a noi, che noi mentiamo, ascolta i testimoni. Non ti basta forza? Non è lecito precipitarsi nel giudicare. Tu accusi un uomo. Avvicinati. Sei veramente re? Sono re, ma non di questo modo. Se tale io fossi, avrei armi e uomini a mia difesa. Ah, dunque, sei veramente un re? Sono re. Qual è la tua fede? L'amore. Ma che temete da lui? Non vedete che è innocuo? Cosa ne volete fare? Noi chiediamo la sua morte perché è un pericolo. Ha incendiato il cuore della plebe, ha soffiato la rivolta e ci domandi ancora cosa ne vogliamo fare. La morte è la pena che gli spetta. È nato in Galilea? Sì. Allora è suddito di Erode. Thank you.
figura della mia reggia hanno risuonato dal tuo nome molte volte. Sono contento di averti finalmente qui. Non poche volte addirittura ho desiderato di averti a cena quale mio gradito ospite. Ma non mi sarei mai aspettato che tu mi giungessi in catena. Quindi tu sei Gesù. Se non ho sentito male, di te si dicono cose mirabili. È vero che fai miracoli portentosi? Che molti ciechi hanno riavuto la vista e che storpi ammalati di ogni genere siano guariti solo per le tue parole? Si è fatto molto rumore per niente o è tutto vero? Intorno al tuo nome si è detto troppo perché sei solo fantasia e noi crediamo che tu sia davvero molto, molto bravo. Insomma, vuoi farci assistere ad uno dei tuoi prodigi? Ecco questo vaso di bronzo. Che ti costa? Fammelo diventare un purissimo oro. Non chiediamo molto, in fin dei conti. Ma perché non rispondi? Centurione, perché cosa è stato arrestato a quest'uomo? Presidente, dice con bestemmiatore sul pilatore del posto. E Pilato? Pilato dice il vostro parere, ma sto. Sono veramente lusingato. Dovrò fare una visita di cortesia al nostro Pilato. Ma cosa devo seminare? È un uomo. Se è un bestemmiatore, come potremmo mai dirlo? Non parla neanche. Tuttavia, non credo che lo sia. Sicuramente potrebbe essere un profeta. Ecco il punto. Sei forse un profeta? Avrei conosciuto il Battista? O addirittura sei la sua reincarnazione? O solo è semplicemente un mago? Allora sai trasformare questi metalli in oro. Ma infine, cosa vuoi farci vedere? Sei forse un illusionista? Niente. È un nuovo gioco? Insomma, centurione, quest'uomo non parla. Non fa nulla. Cosa posso? Cosa deve seminare? Portatemelo via. Non ho tempo da perdere per questa assurdità. Ma mi raccomando, date solo i miei caldi saluti al procuratore romano. Questo processo è per me un inciampo. È meglio che altri lo portino a fondo. Mio signore. Tu che vuoi, Claudia? Puoi ascoltarmi, mio signore? Parla. Lo sai che ogni tuo desiderio è per me un comando. Così fosse ancora. Temo di chiedere a te cosa poco gradevole. Parla, amica mia. Vorrei raccontarti un sogno, vorrei parlarti del terrore che mi ha invaso questa notte. Ho sofferto tanto. Sembrava che tutta la terra fosse avvolta nelle tenebre, squassata da un uragano. L'umanità tremante correva per le vie e per i boschi, in cerca di ricovero. Dimmi, dimmi. E poi ho visto una montagna nuda, con una croce immensa. Sulla croce un giovane bello e delicato con un mondio. Un giovane con il pallore della morte. Dai suoi occhi scendevano due lacrime lucenti, dalle sue mani e dai suoi piedi sangue collar fino a terra. E ho sentito. Cosa? Cosa? Ho sentito tre parole amare, dolorose. Ma egli si è ribellato a Cesare. Non è vero. E che ne sai tu? Nazareno è odiato da voi perché ha osato schernire in pubblico i vostri errori. Io non posso condannarlo. Tu credi a un Galileo? Longino, sia condotto nell'atrio e sia flagellato. Ah!
Guardate in quale state ridotto. Abbiatene pietà. Conserva la tua pietà per chi la merita. Ebbene, voglio mostrarla al popolo. Chissà che non si intenerisca. Popolo ebreo, ecce homo. Ecco la volontà del popolo. Io non posso condannarlo. Pretore, sii prudente e ragionevole. E non ti rendere nemico il popolo. Se egli è innocente? Egli è un sedizioso, un infame, deve morire. Basta, basta. Io sono innocente del sangue di questo giusto. Me ne lavo le mani. Una fatalità. È un marchio che è stato impresso sulla mia fronte. Non fossi mai nato. E mai più sentirò dire quelle parole. Uno di voi mi tradirà. Egli mi punse nell'intimo. Come lo amai, così lo odiai. Io non ho più pace, né qui né lì. Sono dannato, per sempre. Ho l'inferno nel cuore. Oddio! Abbi pietà di me! Thank you.
madre, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Sei fatta la tua volontà. Padre, perché mi hai abbandonato? Addio, madre. Padre. Nelle tue mani raccomando il mio spirito. Tutto è compiuto. Ma che è il mio Signore che grida? Il mio Dio non ha più forza. Non ha più nessuno e rimane lì. Gli uomini ridono, hanno inchiodato Dio. Dio, perché? Per amore, amore, amore. Per amor nostro. Ma noi chi siamo per avere da te un amore così grande? Tu, Dio, potevi godere nel giardino del tuo cielo limpido. No, no, l'uomo non può capire un amore così grande. Un amore così, per amore. Per amore Dio si fa come noi e poi sale. Si fa cieco, si fa separazione, si fa abbandono, si fa peccato per amore.